Quasi 60 milioni di euro di indotto nel solo mese di febbraio, il doppio 121 milioni di euro considerando sia residenti che turisti. È questo l'impatto economico da capogiro generato dal Carnevale di Viareggio sull'intero territorio della provincia di Lucca. A rivelarlo è un'indagine condotta dalla CNA, presentata dal coordinatore nazionale Cristiano Tomei mercoledì alla Cittadella, di fronte alla Fondazione, all'amministrazione comunale, ai consiglieri regionali lucchesi e ai carristi. Numeri impressionanti. Nel mese di febbraio circolano 9 milioni di euro come apporto diretto dei corsi mascherati e 57,5 milioni indiretti tra ristorazione, shopping, ricettività, trasporti, cultura, sport e turismo esperienziale. I soli visitatori che restano unicamente per le sole giornate dei corsi, cioè senza dormire, generano circa 12 milioni di euro. Credo che l'importanza che emerge sia notevole. E soprattutto se teniamo conto di un mese che è quello di febbraio, in realtà in un contesto costiero dove il mese di febbraio non è un mese che dal punto di vista turistico ha un'attrattività. Il Carnevale dà un forte contributo non solo al territorio di Viareggio e della Versilia, ma sicuramente su tutto il comprensorio territoriale della provincia, noi riteniamo anche con ulteriori riverberi. L'analisi parte dai dati sul turismo. 30.000 gli arrivi italiani stimati per il Carnevale di Viareggio, solo metà pernottano nelle strutture alberghiere. Quanto alle presenze, ovvero il numero di notti, si registrano 55.000 giorni per gli italiani e 21.000 per gli stranieri. Questi ultimi tendono a rimanere più notti. In Versilia, dopo Viareggio, è Lido di Camaiore a beneficiare maggiormente dei flussi legati al Carnevale. Creare stabilità per quanto riguarda i turisti che non sono italiani e anche stranieri con l'inserimento dell'ulteriore corso mascherato il giovedì grasso per noi depone molto favorevolmente dal punto di vista dell'allungamento dei pernottamenti e delle presenze e delle permanenze dei turisti, sia italiani che stranieri.